Cari amici di BL Magazine, siamo con il vincitore del premio Gionfante 2018, Peppe Villanta, con il suo Bimper degli Orizzonti. Lo conoscete perché ormai da marzo, che insomma... Esce il libro a marzo. Sì, esatto. Ci sono dei primi ad occuparsi di libro. Esatto, dal Book Pride, esatto, vedi, Milano. Di Milano a Torricella Peligna. A Torricella Peligna, da nord a sud. Esatto. Peppe, che significa aver vinto? Non solo, che ci abbiamo qui? Ah no, in mezzo è vero, abbiamo la macchina da scrivere di Gionfante, direttamente da Malibu, California. Si sente. Odore di palme. Esatto. Come ci si sente ad aver vinto questo ambitissimo premio per le opere prime? Bene. Bene. Sì, molto bene. È stato molto emozionante. Sembra scontato dirlo, però non sono riuscito neanche a dire niente quando mi hanno proclamato. Devo ringraziare, dire, fare, diciamo, sono mentito. Però siccome non è la prima intervista che facciamo, io ora propongo di fare un piccolo ribaltamento, nel senso che sono stato tirato qui che devo fare un'intervista, però non è stato specificato se devo farla o subirla in realtà. Okay. Quindi per una volta vorrei fare io le domande a Oscar. Boh, non ti puoi neanche tirare indietro, che sono per una figuraccia in diretta video. Assolutamente. E quindi allora ti chiedo qualcosina del libro, visto che l'hai letto, insomma, le recensioni e quant'altro. Allora ti faccio 4 domande massimo. La prima, invento, non sono domande intelligenti, ma così sono libro, non sapevo se intelligente o cosa ci si pensa in realtà. 4 parole che rappresentano un po' il libro che trovate nella lettura. Mi metti in crisi. Aspettavo di farti io queste domande. A fare domande difficili. Allora direi emozioni. Sì. Nuvole. Sì. Altrove. Sì. La quarta, Vimpel, che io pronuncio Vimpil, lo sai benissimo perché la doppia E io la trascorsi londinese, nella City. Tra parentesi, me la sono portata pure su Londonari, non so se hai visto nell'ultima recensione. No. Ha fatto un bel viaggio, Vimpil, dalla Lombardia all'Abruzzo alla Sardegna. È stato addirittura nelle Isole Orientali. Esatto. Una seconda domanda: il tuo personaggio preferito? Però ce ne sono parecchi, quindi mi permetto di chiedere quale in particolare. Allora, in realtà no, te ne dico due, ma uno è un falso personaggio. Un fake? Sì, no. Allora, il maiale che io immagino scrofato e poi metalleale. Cioè, quindi gli ho dato una connotazione di genere. Vabbè, al limpido, ok. Ok. Doan. Okay. Perché penso che esista un Doan in uno di noi. Ok, va bene, ci sta. La parte che ti ha più commosso è quella che ti ha più fatto sorridere. Allora, partiamo dalla parte che mi ha fatto sorridere. Sicuramente le vicende del paese, quando Vimpel poi va in osteria e comunque a interagire con tutti i paesani, mettiamola così. Proprio la vita tra di loro e come si intersecano è molto divertente. Però la parte che invece mi ha commosso, però felicemente commosso, perché non è che mi abbia messo molta tristezza, e per chi l'ha letto forse sarà più chiaro, è commosso, emozionato è condensare il significato delle emozioni per spiegarle a persone che le emozioni non hanno. Ah, ok, sì. La parte comune. Comune, sì, assolutamente. Sì, un'ultima domanda. A chi consiglieresti il libro? Per chi? Qual è il pubblico a cui può essere più utile questo libro? Credo che la cosa più bella che tu abbia potuto fare con questo libro è forse non pensare a chi lo leggesse, perché a mio avviso è un libro indicato sia per ragazzi e sia per diversamente giovani. Okay. Quindi credo che sia per tutti, uomini, donne, poi ognuno ne prende quello che sente. Sì. Come chiude leggermente, Oscar, le interviste? Mi raccomando. No, faccio solo l'intervista. Dovrebbe essere, mi raccomando, seguiteci su BL Magazine, vai. Mi raccomando, seguiteci su BL Magazine a sabato. Benissimo. Oscar. Peppe Villanta. Ciao a tutti.